Certosa di Calci è un vero gioiello architettonico, inserito in uno scenario idilliaco tra le colline pisane della Val Graziosa. Fa parte dell'ordine contemplativo ed eremitico fondato da Don Bruno e fu costruita a partire dal 1366 grazie al sostegno economico di illustre famiglie pisane. A Certosa, volontariamente chiusa al mondo esterno ed autosufficiente, oltre alle celle dei monaci, comprende spazi per la vita comuni, numerose officine, laboratori e vasti appezzamenti coltivati ad orti e frutteti. L'interno della chiesa, risalente al XVII secolo, è costituito da un'unica aula. Lungo le pareti sono addossati gli stalli lignei destinati ai monaci, una parete intarsiata a marmi policromi separa la zona destinata ai frati conversi. Al centro della chiesa si trova la statua di una fanciulla, donata da un benefattore e trasformata dai monaci in angelo con l'aggiunta di ali, per renderla confacente alla clausura monastica. Nel 600 i pittori bolognesi Antonio e Giuseppe Rolli iniziano la decorazione delle pareti con storie del Vecchio Testamento. Gli affreschi della cupola sono del lucchese Stefano Cassiani. A Calci, come in altre Certose, i frati erano rigorosamente divisi in due categorie: i monaci da coro, istruiti sacerdoti o futuri sacerdoti, dediti alla vita contemplativa e provenienti da famiglie agiate della nobiltà o dalla ricca borghesia, ed i conversi, spesso illetterati e appartenenti agli stati più bassi della popolazione. A loro erano riservati tutti gli aspetti materiali della vita conventuale: le pulizie, la cucina, l'orto, le officine, eccetera. I monaci da coro si recavano in chiesa 3 volte al giorno per le preghiere comuni e la messa conventuale, ma avevano il divieto di parlarsi tra di loro se non nel caso di stretta necessità. Anche i pasti venivano consumati in cella, dove passavano la maggior parte del tempo in stretta solitudine, dedicandosi allo studio, alla meditazione e alla preghiera. La cella era composta da un piccolo locale di soggiorno con un inginocchiatoio per pregare, un tavolino per studiare e consumare i pasti, una piccola camera da letto e un disimpegno allestito come piccolo laboratorio, una loggia coperta ed un minuscolo giardino per coltivare gli ortaggi, fiori e alberi da frutto. Una curiosità è costituita dalla bacheca delle obbedienze, cioè una vetrina degli incarichi settimanali. I monaci sono identificati dalle lettere delle rispettive celle e vi compaiono varie indicazioni: gli oratori assegnati ai sacerdoti per la celebrazione delle messe, gli incarichi per la lettura, la concelebrazione, l'offertorio ed infine i giorni della rasatura, della passeggiata settimanale, del bucato e del cambio degli abiti. Nella sala capitolare i monaci da coro si riunivano periodicamente per ascoltare gli insegnamenti morali del priore, trattavano gli affari importanti del monastero e celebravano il capitolo delle colpe, usanza tipica dei conventi che prevede l'autodenuncia o la denuncia da parte dei fratelli dei monaci che hanno compiuto infrazioni più o meno gravi. Il refettorio era forse il locale più ampio del monastero.
La domenica di giorni di festa, tutti i membri della comunità, conversi e monaci da coro, consumavano il loro pasto in silenzio, ascoltando la lettura di testi sacri o i capitoli di regole. Come in tutti i refettori conventuali, le tavole erano disposte a ferro di cavallo, mentre il tavolo centrale era riservato al priore e agli eventuali ospiti di riguardo. Sono rappresentate due curiose scene realmente accadute: la granduchessa di Toscana che serve i monaci ed il granduca che siede a fianco del priore. Visto la particolare attenzione che il Gran Luca Leopoldo di Rovina aveva per il monastero, il priore fece costruire un appartamento con pregevoli stucchi del Somazzi, detto appunto Foresteria Granducale, dove anche i parenti dei padri ed alcune famiglie nobili potevano trascorrere un'esperienza mistica. La spezieria, cioè la farmacia del monastero, era divisa in tre stanze: un vestibolo, sala di attesa, la bottega ed il laboratorio. Tutti i locali sono riccamente decorati da pitture murali. La bottega, con grandi armadi di legno per la conservazione dei medicamenti in appositi vasi di maiolica, comunica con il vestibolo attraverso un passavivante. Qui gli abitanti dei dintorni potevano parlare con il monaco speziale e ritirare i medicamenti. Certosa ospita il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa, uno dei musei più antichi al mondo, allestito principalmente nei locali di servizio del monastero, il granaio, il frantoio e la lavanderia. Ma questa è un'altra storia.